Amici di Calcio Napoli 24, ci troviamo ad Agnano all'esterno del noto locale Duel di Napoli per la quarta edizione Premio Donna Napoli, premio organizzato dal patrono Lello Carlino, dal direttore generale Italo Palmieri e dal giornalista Lorenzo Crea. Noi di Calcio Napoli 24 dedicheremo uno speciale a questo splendido evento che prevede la premiazione di 13 donne che si sono contraddistinte durante gli anni proprio in rappresentanza della città di Napoli. Varie figure verranno rappresentate, noi mostreremo la premiazione ovviamente tutto in integrale ed in esclusiva proprio per gli amici di Calcio Napoli 24, senza ovviamente perdere l'obiettivo principale che è quello della Napoli femminile, Napoli Calcio femminile Carpisa Yamamay, vittoriosa in quella di Roma contro il Grifone giallo-verde per ben 5-0 e quindi puntata speciale non soltanto calcio ma anche spettacolo. Grazie a tutti, grazie sempre. Siete bellissime e come al solito mi emoziono quando mi guardo, mi vedo. Io oggi ho detto a tanti, il premio va a 12 di loro, anzi 13, ma il premio a tutte voi, quelle che siete qui e quelle che sono a Napoli. Perché Napoli viene a premiare le donne con il coraggio, le donne che combattono la paura, le donne che vengono a prendere i figli, le donne che vengono violentate da questi uomini meschini, vigliacchi. Quindi veramente un premio che noi insieme ai giornalisti abbiamo dato a queste 12 donne meritevoli, veramente donne grandiose che portano sempre nel nostro quotidiano Napoli nel mondo, come lo facciamo noi con il tuo impresa, ma anche tante donne che fanno tanto nella politica, nella medicina, nel teatro, nello sport. Io amo le donne, lo sapete, iniziando da mia mamma, che lo dico sempre, le mie sorelle, le mie socie, la mia compagna che sta qua in guarda, è quella là, Asia. E quindi viva le donne, soprattutto a Napoletano, perché avete qualcosa di più. Io ho girato il mondo, bellissime donne in tutto il mondo, ma le più belle, le più intelligenti, le più capaci, quelle che ti intrigano più siete voi. Grazie Napoli, grazie ragazzi. Adesso iniziamo a pregare. E ovviamente non poteva mancare il presidente, no? Lello Carlino, non soltanto questa sera in veste di presidente del Napoli femminile, ma ideatore, mente, organizzatore della quarta edizione Premio Donna Napoli. Benvenuto Lello e complimenti per questa serata. Grazie, grazie a tutti. È un momento particolare perché premiamo le donne di Napoli, che sono solo 12 ma meriterebbero di essere premiate tutte, perché meritano di essere premiate le donne coraggio, le donne che lavorano, le mamme che lavorano, le mie sorelle, le donne Carpisa Yamamay, che oggi facevo un calcolo, ne sono circa 5.000 che lavorano nei nostri negozi e nelle sedi di Napoli e Milano, quindi veramente un parterre di donne eccezionali, devo tutta la mia vita alle donne, quindi è giusto che Carpisa Yamamay premiano questa realtà femminile che veramente è qualcosa di incredibile. E che arricchisce non soltanto Napoli ma un po' l'esistenza dell'uomo proprio in sé, senza le donne l'uomo non potrebbe vivere. È quello che dovrebbero capire un po' tutti questi uomini, che veramente è una cosa che io sto combattendo anche con Patrizia Gargiulo, con un calendario fatto proprio contro la violenza alle donne. Le donne non vanno mai toccate, vanno amate, quindi veramente un inno alla donna che lavora, la donna napoletana soprattutto, perché ne abbiamo tantissime che si sono espresse sia nel campo medico, sociale e soprattutto, poi lo sai, la mia passione per il calcio al femminile, quindi certo. È tutto un premio natalizio, ma soprattutto alle donne che mi circondano. E arriviamo proprio al calcio, non è lo stasera non soltanto spettacolo, show, glamour, ma anche calcio. Domenica c'è stato il sorpasso, no? In vetta alla classifica, possiamo dire tranquillamente dopo questo 5-0, era diciamo il primo banco di prova importante, il Napoli femminile ha spiccato il volo, possiamo dire. Non abbiamo ancora spiccato il volo, però... Superstizioso. Lo sai che sono superstizioso, però pensa che mi sono emozionato, mi hanno visto piangere perché è un successo contro la prima in classifica a Roma per 5-0, abbiamo dominato completamente l'incontro. Domenica abbiamo un altro incontro a Palermo molto difficile,
credo che dopo Palermo inizierà una fase un po' più di tranquillità, però è un campionato molto difficile, ce lo giochiamo, siamo le favorite, non ci nascondiamo, forza Napoli. Forza Napoli e buona serata, Lello, complimenti. Grazie, grazie. E ovviamente non poteva mancare ai nostri microfoni una delle menti, no, di questo premio, non solo direttore generale del Napoli femminile, organizzatore, ecco, intanto saluta un po' tutti quanti, sei un po' l'ombra del partito questa sera, sei un po' il protagonista. Benvenuto a Italo Palmieri. Benvenuto a te, ringraziamo Napoli Calcio 24 che ci sta seguendo anche in questi eventi. Quarto premio Carpisa, donne per Napoli, facciamo calcio femminile, crediamo e abbiamo creduto dal primo momento sulle donne. E quattro anni fa, per scherzo, insieme al presidente Carlino e a Lorenzo Crea abbiamo inventato questo premio per le donne di Napoli e lo stiamo portando avanti. Stasera avremo tanti personaggi importanti, tante ragazze che saranno premiate, però ribadisco, questo non sarà un premio dedicato alla donna VIP, è un premio della donna qualsiasi, tant'è vero che partecipa... Donna lavoratrice. Sì, la donna lavoratrice che è anche la ragazza che gioca a calcio, certo. E quindi ecco che il presidente Carlino ci ha tenuto molto a rimarcare questo significato, perché il premio Carpisa è un premio trasversale, non è un premio esclusivo solo per coloro che brillano, ma è anche un premio che nel tempo noi diamo anche a coloro che lavorano quotidianamente tra le difficoltà di un territorio come quello partenopeo, che sappiamo tutti mette a dura prova la forza delle ragazze. Assolutamente, Italo. E questa sera non soltanto ovviamente spettacolo, show, premiazione, ma parliamo anche di calcio, no? Domenica c'è stato il sorpasso nello scontro diretto contro il Grifone Giallo-Verde in quella di Roma, 5-0 netto. Il Napoli femminile possiamo dire che ormai è in corsa, è decollato definitivamente verso la Serie B. Ma diciamo che abbiamo fatto un primo passino importante, il secondo lo dovremo fare domenica a Palermo e poi ne riparliamo. Ma nel calcio mai gridare vittoria, mai essere sicuri di aver raggiunto la meta se non all'ultimo minuto dell'ultimo secondo dell'ultima partita. Da buon napoletano, grande Scaramantico, complimenti per l'evento, Italo. Ci vediamo dopo. Italo Palmieri, direttore generale Napoli femminile. L'organizzazione di questo premio, mi hai raccontato che cosa c'è dietro, non solo questo evento che può essere una festa, può essere un'occasione per farsi gli auguri di Natale, ma anche per celebrare la donna e per celebrare anche l'importanza delle donne italiane, perché come diceva lei, questo è certo, l'abbiamo dimostrato già negli anni, scegliendo il progetto femminile, una città dove si parla solo del Napoli maschile e tu lo sai bene, dal mattino alla sera, però sappiamo tutti perfettamente che le donne sono determinanti nella crescita, nella forma di imprenditore, ma anche di un calciatore che sa bene nella propria vita. Ed ecco che quattro anni fa è nato a me, Lello e Lorenzo Crea, che sono sempre con i telefonini accesi perché è più social di tutti noi. Gli ultimi video, sta ancora in grado di infatti il problema più grosso sarà la ventilazione, ora devo dire che siamo in trattativa con il comune per poter avere lo stato San Marco, in entrambi i casi. Poi c'è la parte, perché veramente ogni anno abbiamo tante persone in più, soprattutto da un modo di fare che dobbiamo partecipare, questo ci rientra nel fondo a Dio. Quindi stasera è la serata con le donne, vedremo che le donne abbiamo premiato, dopodiché ci viene a e diamo il benvenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 a un collega, un amico, uno delle menti, no, di questo premio, Lorenzo Crea, benvenuto a Colpo di Tacco su Calcio Napoli 24 TV. Colpo di Tacco, che meraviglia, già il nome è tutto un programma, ma ci vuole. Ciao, ciao Alberto. Ciao Lorenzo, quarta edizione del premio Donna Napoli, complimenti ancora per questa manifestazione, mi dicevi che non dormi da quattro notti, sarà comunque un successo, tiri duro? Penso che quando hai la forza delle idee, la passione per il tuo lavoro e la passione per questa città che tanto ci ha dato e tanto ci continua a dare, puoi anche non dormire quattro notti. Io da quattro anni credo, quando ho 28 anni, credo in questo premio, ho creduto sempre non solo nel valore delle donne ma anche nell'esigenza di coinvolgere le donne e di dare spazio alle donne, perché
come dimostrano tutti gli studi fatti dai centri studi più importanti, da Eurostat al Censis, quando metti una donna a guidare un'azienda, una trasmissione, vedo Anna La Rosa, che è una donna straordinaria, che ha accompagnato con telecamere molte delle mie domeniche quando mia madre per 20 anni ha rappresentato Napoli nel Senato e poi al Parlamento Europeo. Mi emoziono perché credo che noi dobbiamo fare naturalmente una battaglia in questo senso, dobbiamo fare una battaglia civica e anche nel mondo dello sport, che voi raccontate molto bene 24 ore su 24, credo che dobbiamo anche diciamo così spingere, voi lo fate con la trasmissione dedicata al Napoli Calcio Femminile, lo sport femminile, perché il riscatto del Mezzogiorno e della Campania non può prescindere da un maggiore coinvolgimento delle donne, ma io dico sarebbe anche ora di avere, mi piacerebbe tanto avere un Presidente del Consiglio donna e anche un Presidente della Repubblica donna, mi piacerebbe proprio tanto. Non lo dico per piaggeria, non lo dico perché il premio donna e si dice questo, diceva credo Margaret Thatcher, Anna mi potrà correggere se sbaglio, se vuoi che una cosa venga detta affidati ad un uomo, se vuoi che una cosa venga fatta affidati ad una donna. Io penso che noi dobbiamo non solo non aver paura, lo dico da uomo, da giovane uomo, non solo non aver paura di un maggiore coinvolgimento degli uomini, ma penso invece che noi giovani uomini come te e come me dobbiamo invece accogliere le donne e fare in modo di stringere un patto nuovo per Napoli e per la Campania, e io aggiungo anche per la nostra professione. Proprio per questo, per questa frase che hai detto del fare, no? Per le donne che stanno facendo, appunto le ragazze del Napoli Carpisa Yamamà e Napoli Femminile, che sono balzate al primo posto e ormai hanno spiccato il volo, no? Verso la Serie B, questa Serie C che va troppo stretto, questa sera spettacolo e sport, parliamo di entrambe le cose, Lorenzo. Napoli ha bisogno di fatti nuovi, cioè io devo dire per lavoro, per passione, per tanti motivi seguo, curo molti eventi. Manca la rete, io l'ho detto spesso anche in qualche mio editoriale sul giornale, noi abbiamo grandi professionisti della tartina, abbiamo i professionisti dei cocktail che chiacchierano e discutono di fare rete e fare sistema, Anna lo sa e annuisce, da Confindustria in giù quante decine di convegni, e dopo spero che Anna possa dire di più e meglio di me, si sono fatti sulla necessità di fare rete, di fare squadra, di fare sistema. Poi però non si fa né squadra, né rete, né sistema. Allora io dico, invece di aspettare sempre qualche masaniello di turno che da Roma o dalle Valli Padane o dal Vomero ci venga a salvare, possiamo, credo, armarci e partire, diciamo così, da soli per una grande battaglia. Ripeto, per chi ha l'amore per Napoli e per il Mezzogiorno non solo è un piacere, ma deve essere un dovere che avvertiamo tutti. E credo che questo dovere debba contraddistinguere il nostro agire nel 2019, certamente contraddistinguerà il mio impegno per il 2019. Buona serata e grazie a Lorenzo Crea. Grazie a tutti. È un piacere accogliere ai microfoni di Calcio Napoli 24 uno che ha fatto la storia, lo possiamo dire tranquillamente. Stefan Svuok, benvenuto a Calcio Napoli 24. Ma benvenuti a voi e grazie per, diciamo, l'introduzione un po' esagerata secondo me, però no, assolutamente, anzi è stata riduttiva perché tanti bambini, tanti ragazzi ricordano ancora le tue cavalcate. Stefan, quarta edizione del premio Donna Napoli, sei tra gli ospiti illustri della serata, è comunque una manifestazione importante considerato anche l'aspetto femminile, no, che contraddistingue anche Napoli. Ma è sicuramente una manifestazione che ogni anno raccoglie tanta gente, che crea entusiasmo, interesse, perché insomma è organizzata sempre la grande, poi insomma per la donna nulla è superfluo, diciamo, insomma parliamo di un soggetto che ogni aggettivo sarebbe riduttivo, insomma sappiamo l'importanza della donna nella vita di chiunque, perciò è giusto premiarle, è giusto festeggiarle, magari anche più spesso di quello che si fa, visto anche il momento in cui viviamo e quello che stiamo attraversando e quello che stanno attraversando le donne, è giusto rappresentarle e far sì di rendergli omaggio e onore come meritano. Certo.
Colpo di Tacco è una trasmissione che segue le sorti del Napoli Carpisa. Chiama mai stasera non soltanto spettacolo, si parlerà anche di calcio ovviamente, non solo il Napoli maschile ma anche soprattutto il Napoli femminile che ora è balzato in testa alla classifica. Dietro c'è un'organizzazione importante, Lello Carlino, tra i promotori del calcio femminile in Italia. Quanto è distante questo calcio femminile dal calcio maschile rispetto agli altri paesi, Stefano, qui in Italia? Ma purtroppo ancora tanto, in Italia non è tanto seguito il calcio femminile magari come dovrebbe essere, com'è in paesi come Svezia, Germania, Olanda. Insomma, il calcio femminile può dare tanto perché lo interpretano in modo esemplare, fanno gli stessi sacrifici che fa un calciatore femminile, ma sai, nel nostro paese tante volte il mondo femminile viene un po' ridotto ai minimi e non dovrebbe essere così, però stiamo cercando insieme, come hai detto te, Lello, di portare questo calcio femminile dove merita e pian piano, con lavoro duro, con sacrifici da parte sua, perché tanta gente magari pensa che nel calcio femminile si possa guadagnare, invece Lello è uno di quelli che spende e basta, e perciò cerchiamo di dargli soddisfazioni per quanto possiamo. Adesso siamo in testa alla classifica, cerchiamo di rimanerci, anche domenica abbiamo lo scontro diretto, perciò bisognerà far bene, insomma. Grazie a Stefano Suk. Grazie a voi, ciao, buona serata. Ed è un piacere accogliere ai microfoni di Calcio Napoli 24 a Colpo di Tacco una delle premiate di questa sera, una delle 13 premiate di questa sera, Anna Paola Merone, Corriere del Mezzogiorno, benvenuta a Calcio Napoli 24. Grazie, ed è un piacere per me essere coinvolta in un rotocalco sportivo, perché il calcio è il motore intorno al quale gira buona parte del mondo della comunicazione e finalmente anche il mondo femminile con autorevolezza. Innanzitutto complimenti per questo premio, quarta edizione, è un premio speciale, particolare, si premiano le donne a Napoli, donne che nel calcio sono un po' messe in secondo piano rispetto agli uomini. Donne che nel calcio sono messe in secondo piano ma che sanno prendersi i riflettori, perché devo dire sono sempre più attente. Poi ci sono anche delle allenatrici che sanno dire il fatto proprio e delle calciatrici che stanno un po' sovvertendo le regole del gioco, è il caso di dirle, mettendoci anche molta femminilità. Trovo che siano un po' diversi i canoni rispetto al passato e questo aiuta. Insomma, io mi occupo di moda e quindi guardo anche a questo aspetto. Assolutamente, tu essendo appunto una giornalista di moda e attenta osservatrice anche del sesso femminile, ci puoi dire che qualcosa potrebbero avere in più rispetto agli uomini, le donne nel calcio, che magari all'attenzione pubblica ancora non è balzata agli occhi? Dunque, il calcio è un gioco di strategia, gli schemi contemporanei sono quelli che fanno la differenza con il calcio tradizionale e in questo senso la lucidità femminile secondo me aiuta. Poi le donne sono volitive, il calcio è un gioco falloso, almeno fatto, e quindi le donne uniscono un po' questa idea di grinta assoluta, a volte un po' di cattiveria, a volte un po' di determinazione, l'idea di andare in gol nonostante tutto e nel nome di tutto. E poi dicevamo la strategia, insomma un calcio contemporaneo non può fare a meno delle donne. Assolutamente, concordo con te, buona serata e complimenti ancora. Grazie. Il giornalismo, parliamo di moda, parliamo di una donna molto attenta anche agli eventi della nostra Napoli, e sto parlando di Anna Paola Merone. Un bel applauso per Anna Paola. Elegantissima questa sera, questa prima, davvero meravigliosa, come tutte le donne in sala, devo dire, veramente complimenti per l'eleganza e per lo splendore. Ad Anna Paola Merone! Benvenuta Anna Paola! Grazie, grazie, come giornalista ricevere un premio è un'occasione particolare per mostrare gratitudine a tutti i lettori, a tutti quelli che seguono la stampa attraverso i siti internet. Già questo è un riconoscimento quotidiano per ciascuno di noi ed è anche un modo per ricordare a tutti un momento di fake news, le notizie false che si incorrono in affidarsi sempre alla stampa, quella vera. Possiamo sbagliare, sbagliano tutti, però siamo una garanzia di democrazia. La stampa in ogni paese è un elemento di libertà. La vostra libertà sta nel poter disporre di una stampa libera. Per questo noi vi chiediamo, ci sono colleghi che hanno fatto parte della giuria, ai quali va il mio grazie. Insomma, noi vi ricordiamo sempre di andare a verificare tutte le notizie anche sui siti, ma dei giornali, perché ciascuno di voi è un tassello di questa libertà, un paese libero dove una persona come Lello Carlino può realizzare un sogno imprenditoriale
dove tutti noi possiamo godere di questi momenti di leggerezza e momenti in cui si affrontano anche temi particolari. Quindi vogliateci bene, vogliate bene a voi stessi, continuate a seguire i giornali, la stampa e a divertirvi, perché come diceva Calvino, la leggerezza è un elemento dal quale non bisogna mai prescindere. Ma anche la sua grande passione, donna di un'eleganza raffinata, riesce a far conciliare la sua vita lavorativa con quella familiare. Crede fermamente nell'indotto derivante da questo settore e spesso battuta regione e comune assenti in tal senso. Quindi non le manca sicuramente anche un po' di senso critico, una penna pungente che sta sicuramente bene qui a Napoli e che ci racconta la nostra Napoli. Grazie ragazzi, meraviglioso come sempre. Non serve a nessuno e volevo ringraziare i uomini che sono dietro le donne, perché è vero che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, però stasera io mi dimentico di essere contenta, sì, un fratello, un figlio che sono qui per me, un compagno che è corso così a sorpresa. Grazie davvero. Ed ovviamente allo speciale colpo di tacco su Calcio Napoli 24 TV non potevano mancare i rappresentanti del Napoli femminile, quelli che ora in questo momento sono i primi in classifica. Stiamo tessendo le loro lodi proprio con i vari dirigenti e le abbiamo al nostro microfono. Parto dalla mia sinistra, Lino Starita, il team manager, benvenuto Lino. Ciao, buonasera. Buonasera a te Lino, il capitano Manuela Schioppo, Manuela volto noto, ormai abbiamo intervistato più volte te anziché il mister, benvenuta Manuela. Grazie, buona serata. E ovviamente benvenuto al mister Peppe Marino, mister benvenuto a questa splendida serata. Ciao, grazie Alberto, buonasera a te. Prima domanda proprio per il mister, poi ovviamente facciamo il giro di tutti i nostri ospiti. Primi in classifica, stasera parleremo di spettacolo, glamour, ma partiamo dal calcio ovviamente. Siete primi in classifica, 5-0, ti mette tranquillità, avete spiccato il volo. La tranquillità è più che altro per la programmazione e per il fatto che stiamo iniziando ad avere continuità di risultati. Per quanto riguarda il campionato è ancora lungo, è ancora tutto aperto. Ci abbiamo già domenica una partita importante, quindi la testa è ancora a pieno ritmo sul campionato. Finite queste feste, poi dopo ci riposiamo un pochino e ricominciamo il giro di boa augurandoci di partire in pole position per poter fare il rush finale. Manuela, rappresenterai tra le premiate la squadra, sei il capitano di questa squadra, ormai militi da tanti anni, rappresenti non soltanto il calcio femminile ma la donna con le scarpette, la donna napoletana con le scarpette, è bello essere premiati in questa serata. Sì, innanzitutto ringrazio il presidente Lello Carlino, tutti coloro che hanno organizzato questa festa, ci hanno invitato e per noi è un piacere e un onore essere qui. Sì, prima è vero siamo calciatrici, ma prima di essere calciatrici siamo donne, quindi non indossiamo soltanto le scarpette con i 12 tacchetti, ma anche tacco con 12. E si vede, e complimenti per la tua mise. Lino, team manager della squadra, ovviamente segui da vicino tutte le sorti delle ragazze. Questa sera è un bel colpo d'occhio non soltanto per il locale, il duel fantastico, ma anche per celebrare la donna, no? La donna napoletana, primi in classifica, si celebra la donna napoletana, ci avviamo verso un Natale meraviglioso. Sì, io sono onorato perché sono un novellino, è il primo ingresso che faccio per quanto riguarda il settore dirigenziale. Sono onorato e felice di essere team manager di questo gruppo, questo che è veramente grande. Sono grandi e sono... Ti stanno togliendo tante soddisfazioni. Esatto. Tante soddisfazioni. Peppe, ora usciamo un attimo dal rettangolo di gioco, no? Questa sera si celebra la donna, c'è il capitano del Napoli, del tuo Napoli, donna che ovviamente non può fare a meno della vita di ogni uomo. Anche noi non possiamo fare a meno di loro, muovono il mondo come si dice, quindi il fatto di avere a che fare in uno sport bellissimo e passionale come il calcio, e avere a che fare con le donne che sono di base passionali, danno tutto e quindi è una completezza, cioè per me è veramente il massimo. Quindi poi soprattutto quando sono donne con la D maiuscola come Manuela e come tutto il gruppo diventa tutto molto più semplice e bello. Poi serate come queste
queste sono delle serate che mettono la ciliegina sulla torta, il piacere di vedere tante persone della Napoli importante, il piacere di vedere anche le ragazze e me in un contesto così importante ci rende orgogliosi e ci motiva per dare sempre il massimo per questa maglia, ma soprattutto per il nostro presidente. Manuela, chiudiamo con te. Si torna in campo domenica, il mister ha già accennato a questo nuovo scontro diretto dopo Roma. Con quale spirito affronterete la trasferta di Palermo? Bisogna andare lì e iniziare, diciamo, la partita determinate, entrare concentrate. Sappiamo che un campo sarà una trasferta ostica, su un campo ostico. Noi cercheremo comunque di portare 3 punti a casa e di continuare la scia positiva che abbiamo fatto finora. Grazie agli ospiti, grazie Lino, grazie mister, grazie capitano e ovviamente buona serata. Grazie, grazie intanto, grazie a tutti voi che siete qui. Se siamo qui, sono venuta da Roma, degli amici prima sono venuti dalla Germania e poi tanti napoletani di merito e soprattutto di un uomo che si chiama Raffaele Carlino. Aggiungere a quello che hai detto tu qualcosa di personale su Raffaele, avvicinati. Raffaele è uno di noi, anche io ho una storia simile alla tua, però ho vissuto in Calabria. Voi lo sapete bene, ma per chi non lo conoscesse, di lui hanno scritto che è un uomo generoso, determinato, ambizioso, un uomo di successo sicuramente. Però io ho avuto la fortuna di frequentarlo al di fuori del lavoro, insieme alla sua famiglia, alla sua compagna, alle sorelle, ai suoi collaboratori. Devo dire che non ha mai perso quell'umiltà che forse ti deriva dal tempo che hai passato con papà Gennaro nella sua bottega e dal sogno che quando tuo padre lavorava artigianalmente in queste borse è cominciato a crescere dentro di te. Questo sogno qual era? Lavoro a prescindere dai sogni, quindi perché è giovane, mi sono figli, oggi lavoro in passione soprattutto, credo in quello che si fa e le competenze per quello che fa. Poi i soldi se bravo vengono, ma non deve essere il nostro numero pensione. Ancora oggi, quando sono Mariano, lo sa mio fratello, io se mi arrabbio lascio tutto e me ne vado, non ci sono cose che tengono per figli, cioè i miei principi, che caratterino, è vero che voglio, mi sta guardando. Quindi, sono stato un uomo fortunato, circondato da donne incredibili, quindi... Cominciare dalla mamma. Questa è la mia. Però, vai, è andata bene, un sogno per essere realizzato, la piazza Mercato, vedere i miei ragazzi, a Roma, a Parigi, in tutto il mondo, è uno spettacolo realizzato. Ecco, da quel laboratorio adesso il brand Carpista, ma anche gli altri, orientati internazionali, siete presenti in più di 40 paesi, qual è il prossimo sogno? Sai che sempre lo stesso, in americano, perché vedere la nostra creativa di sogno americano, lo scudetto anche mio, vabbè, era tutto il sportivo, quello sicuramente lo vinciamo perché purtroppo credo che con il nostro presidente sarà difficile vincere qualcosa, quindi noi ci teniamo la nostra squadra femminile, ce la teniamo cara cara di vinto. Immaginate, in questo momento per 2 anni possiamo competere con i grandi che oggi sono a femminile, due Inter Milan, con uno spirito diverso, con un attaccamento alla maglia diversa, soprattutto andiamo lì a farci la nostra partita senza rivalità, con una cattiveria che si salva sempre, noi siamo per lo sport vero, un diritto passionale. Siccome i sogni si devono realizzare, sono realizzato il sogno nel mondo del lavoro, sicuramente anche nello sport. Buona serata a tutti. Io, sapete che è un piacere potervi rincontrare tutti. Sapete anche che questa quarta edizione è una edizione che per me ha assunto un significato diverso e molto più personale e intimo per la battaglia per la vita che sto conducendo in parte perché non è la mia vita ma è quella di mia madre, per la salute di mia madre, che è stata per me un grande punto di riferimento femminile, che mi ha insegnato che le donne non sono cose, sono persone e vanno rispettate tutte, indipendentemente da quello che rappresentano nella società. E io penso
e ringrazio Massimiliano, Carlo, Raffaele, Italo, Alfredo Mariani. Penso che se noi abbiamo la forza di coinvolgere di più e meglio le donne anche a Napoli e in Campania, potremo avere un'occasione più di riscatto. Da 4 anni proviamo a raccontare una Napoli diversa, una Napoli che non si piange addosso come non si piange addosso il gruppo Campisaiano mai. Speriamo che per il 2019, che di qui a pochi giorni celebreremo, sarà un anno straordinario per tutti, a partire dalle donne di questa città, perché Napoli è femmina, lo sappiamo tutti quanti, e solo dal coinvolgimento delle donne potremo raccontare un'altra storia. Buona serata a tutti e grazie sempre per l'affetto dimostrato ogni giorno a me e a tutti quelli che mi sono vicini. Grazie, buona serata e viva Campisaiano mai. Premiazione, lo ribadiamo, e allora cominciamo subito, no? E mentre voi scattate foto, io leggo la motivazione, ed è una motivazione molto importante, un messaggio di gioia e felicità, due donne con evidenti problemi fisici, una affetta da una malattia che la rende cieca, l'altra da sclerosi multipla, ma che a dispetto delle apparenze sono un inno alla vita e alla felicità. Grande applauso, professore. Siamo onorati di consegnare questo
nutrizione e giornata motivazione. Psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, all'inizio della sua carriera ha studiato la depressione postpartum tra biologia e psicologia, tema tra l'altro della sua tesi sperimentale. Successivamente si è specializzata nel trattamento di traumi complessi e della dissociazione in bambini e adolescenti. Ultimissimo, questo si riferiva sicuramente nel suo discorso, il suo lavoro per clienti come CTU del Tribunale nei casi dei bambini di Paco Verde a Caivano. Siete bellissime, siete veramente meravigliose.
No, ma poi veramente ti illumina, guardarle ti illumina lo sguardo, è qualcosa di meraviglioso. Vuoi dedicare qualcosa, Bruno? Io, come detto prima, per me ogni volta che andrò sul lavoro tuo è un sogno, è un stato. Posso dire, tutto il ancora un applauso a Bruno Caruso e le sue meravigliose muse. Facciamo ancora qualche foto a questi splendidi abiti con il premio Belle in Evidenza. Che meraviglia, signori. E adesso ci dedichiamo allo sport. Vorrei chiamare su questo palco Maria Felicia Carraturo. Sta arrivando. Complimenti per il tappeto musicale. Maria Felicia Carraturo. Benvenuta, è un onore. È un onore davvero. Allora, adesso con la motivazione spiegheremo a chi non ti conosce, ma chi non ti conosce soprattutto, qual è il tuo percorso di vita, perché tu davvero sei un esempio, lo vediamo anche grazie a queste immagini meravigliose del tuo sport, sei un esempio e poi soprattutto superi il record sul record senza trascurare la tua famiglia. Buonasera, sì, io in realtà ho scoperto questo sport da adulta, ero già madre di due ragazzini e sono diventata una atleta agonista a 41 anni e campionessa del mondo a 48 anni. Qualche anni fa ho incontrato un rappresentante che ha scritto a Yamamai e gli proposto la sponsorizzazione per questo record del mondo, ma la cosa non è andata in porto, peccato, vista l'epoca appunto il record del mondo. E comunque, più che della performance sportiva, vorrei parlare a tutte le donne, ma non solo, ai giovani di qualsiasi età, visto che io sono una giovane e grande l'età, di perseguire i propri sogni, perché avete di fronte tutte le persone che vi diranno non lo puoi fare, in realtà quelli sono i loro limiti, sono i vostri, e avete davanti guadagno, vantaggio personale o vantaggio economico. A volte la motivazione può essere semplicemente la passione, lo stare bene, fare una cosa perché ci fa stare bene, come mi fa stare bene il respirare dopo un tuffo a meno 115 metri. Fantastico! Andiamo a continuare il premio. Premi a Carlo Zazzera. Ciao Carlo, benvenuto. Anche tu ti sei speso molto per questo premio e anche tra l'altro in particolar modo per Maria. Sì, io credo che questi risultati dell'Ultra Napoli e delle donne riescono a ottenere questi risultati. Io sono qui a rappresentare anche il presidente del CONI Sergio Roncelli, che è impegnato nel consiglio regionale di finanza del CONI, quindi non poteva essere presente, però con questo saluto, ovviamente che è vicino a questa manifestazione, apprezza quello che fa a Pisa, che fa la Mamani, e quindi diciamo io consegno anche da parte tua questa consegna e siamo contenti di questo risultato. Sono molto contenta anche perché io all'estero mi pregio di definirmi più l'atleta napoletana che italiana e quindi sono orgogliosa di portare l'eccellenza napoletana sul tetto del mondo. Grazie. Allora, mentre facciamo un po' di rito, andiamo a leggere la motivazione. Il più dolce record ormai stabilito non poteva che arrivare da una famiglia di nobili pasticceri napoletani. Insieme a Celeste e anche Carlo Rosi, così da poterla premiare su questo palco. Che bella! Che bella che sei, Celeste! Benvenuta! Tra poco leggiamo le motivazioni. Insomma, questa è una serata importante, una serata bellissima, tra amici, dove abbiamo venuto a celebrare. Le donne sono
Advisor Board Area Sud di UniCredit, dopo 13 anni di esperienza a Milano con ruoli manageriali in vari gruppi industriali e sanitari, è tornata a Napoli per prendere il timone della clinica mediterranea, in cui ha rivestito sino all'anno scorso il ruolo di amministratore delegato. Importanti le collaborazioni con l'Unicas di Lozano, molto impegnato nel sociale con vari progetti sulla salute e sui bisogni sociali. Ancora un bel applauso a Celeste Cordorelli. Devo dire che mi era particolarmente grato premiare Celeste Cordorelli perché è stata una donna che è entrata a Napoli, ha lavorato a Milano per anni, è entrata a Napoli, ha fatto la manager, l'ha fatto come si deve, come soltanto una donna con le palle sa fare la manager. E ad avere visto che oggi è più la manager dell'Italia, ma è una risorsa che non avrà e sfrutteremo ancora. Grazie per questo. Grazie. Scusate, ma mi avete dato un assist perché siamo in tema calcistico. Grazie mille, grazie. Voglio sentire fortissimo adesso l'applauso di questa sala per una squadra. Già avete capito di chi sto parlando? Per il Napoli femminile Carpisa Yamamai. Più forte sono, più forte sono. Benvenuti ragazzi, vi faccio spazio su questo palco, cerchiamo di attivarlo tutto. Io so che potete farlo ancora più forte mentre vi accompagniamo sul palco. Cioè, questo è un progetto in continua crescita. È un progetto che ha avuto degli alti e bassi, poi dopo solo alti. Perché adesso? Adesso hanno deciso di vincere, hanno deciso di tornare grandi, anzi lo sono già grandi. E allora proprio per questo mi deve fare un passo avanti. Già sapete di chi sto parlando, eh? La nostra Carmela Schioppo! Eccola. Come è finita? Allora noi ci mettiamo un cerchio. Perché tu sei un capitano, ma sei un capitano di quelli che non esistono più. Sai, anche nel calcio maschile si dice sempre, non esistono più le bandiere. Tu sei una bandiera, sei un supporto. Tu sei capitano da 11 anni e il campo non molli mai. Sei sempre la prima a motivare le tue ragazze, sei sempre la prima a raccontare che cos'era il Napoli femminile, da dove viene, qual è il suo percorso e dove vuole arrivare. Lotto sempre per questa maglia, mi spingo, porto Napoli dentro e ringrazio il presidente del Napoli che ci segue sempre, sono sempre presente e mi ha detto lui che devo portare anche un altro evento, altrimenti è passato e bravissima, dove è già stato, però facciamolo un bel applauso. Sapere che il nostro mister Mariano Puro, grande calcio, avendo giocato per bene che ama il calcio, abbiamo fatto una super squadra, vero? Ci vuole più forti? Come sei? Sì! Allora io inizio la prima giornata, non sono pareggio di licenza, quindi la valigia è pronta, non pareggio viene licenziato. Bravi ragazzi, siete grandissime! Domenica a Roma! Abbiamo avuto uno scontro diretto con la Roma, pari punti, abbiamo vinto 5-0! Brave! Mister Peppe Marino, oramai l'avrete capito, allena tutta meravigliosa squadra, si perde lei un po' così, ma ha ragione la sua festa, mister! Allora, prima di tutto siete pronti per la partenza, evidentemente per il fatto che prima subito, senza giocare altro. Vabbè, innanzitutto buonasera a tutti, vederci così, vedete ragazzi, questa è una serata dedicata alla donna, quindi l'allenatore di solito è più lungo, che parla di più, parla tanto, quindi è giusto spazio a loro, però un'anteprima
che bello dire. Vedendo così stasera tutte preparate per la loro comunità mi ha emozionato, perché il fatto che siamo in un ambito sportivo, le ragazze lavorano in... Scusa ministro, ma che stai facendo? Sta distribuendo le borse, perché dopo averla distribuita a Maradona, perché dovete sapere che questa borsa prima di loro ha avuto solo Diego Armando Maradona, ecco che ci viene a darla con numero ad ognuno di loro. È fantastico, da qui capite proprio, ma voi lo ecco, conoscete. La numero 10. L'entusiasmo è quello. L'entusiasmo, la passione. Porta la brutta responsabilità, perché la 10. E poi c'è un altro 10, perché abbiamo fatto due. Perché tu sei là, tu che hai mascherato un po' io ti devo dire che le cose che noi facciamo che sono diverse da quelle che vengono fatte nel calcio femminile maschile. Allora ci abbiamo due numeri 10, abbiamo Sibiu e abbiamo Tammy, che è la capocannoniere del campionato, di 7 Tammy viene dall'Estonia con insieme a lei altre 3 persone. Potete alzare le mani in estoli, le 4 estoli avanti. Emily, eccola qui. Poi abbiamo tante ragazze in qualità, abbiamo una società pericolosissima. Vabbè, c'è una piccoletta lì giù, quella che è una piccola pericolosa. Facciamo velocemente un saluto a tutti proprio a circondare qui. Paola Di Marino, numero 5, fortissima. Domenica, Leo Carlino stava a casa. Dove è presa questa? Che non me la ricordo così. E perché non la ricordo, perché la ragazzina qui si prendeva un vaporetto da Procida e veniva tutti i giorni a Napoli a fare gli allenamenti, quindi sacrificio vero. Questo, grande Italo! La siciliana questo è il periodo. Guardate il direttore come ama i suoi ragazzi. Sì, dai! C'è una cosa che non siciliana. Ecco, come costruisci di siciliana? Catanese, Cutino, Alessia, poi questa qui è una figlia d'arte che è azzurra massa, azzurra, quindi dice, la dice lunga sulla sua passione. Poi abbiamo Benedetta del Piase che è quartiere sanità, questa ragazza, io sottolineo quartiere sanità, con orgoglio, perché è stata protagonista di uno special su Rai 2 quando si sparava alla sanità e invece lei dimostrava con la sua applicazione nello sport di essere un'eccellenza nei territori difficili che noi conosciamo. Giusto? Poi abbiamo un portiere che viene dalla costiera che vive in un momento fatato, perché la costiera è Dario Pizzo, il capitano scoppa la vita così, così di prima. Florida, Florida. A Benevento abbiamo Giulia Asta, questa si è laureata da poco, noi la perdiamo per 5-6 mesi perché va a fare l'Erasmus, Sara De Giudice, fortissima Spezia di Manta. Ma scusa, ma tu sei visto che c'è le Pascali? Domenico. Hai visto che c'è le Pascali? Perché tu stai facendo questo? Questo lo conosco tutti, lo presentiamo dopo, facciamo fare il finale. Io allora, ti chiedo scusa, ma io... Sara De Giudice, per lei, il ministro la stava cambiando, perché andava sempre lì. Voleva giocare. Poi abbiamo qui le tre estere, che meravigliosa. Pannicova Cristina. Pannicova Cristina. Vada, questa pure è pericolosa sulla fascia. Tammy. Abbiamo Rodio. Scusami, abbiamo. Angela. Ci abbiamo portato prima. Direttamente da Bosco Reale, altro nostro capitano che è De Rosa, anche lei è capitano di Salvici, che è nato lo stesso giorno di nascita, quindi una giovanissima capitana, il 2003 domani, dopo 20 giorni, poi abbiamo la pupona Madame, perché è più chiusa di tutti, però calcio un attimo di funzione come lei. Tammy,
dovete sapere che non è una partita, e quando lui ha risposto ha detto quattro parole che hanno ripreso a tutti. Saluto a tutti voi. Questa sera non stiamo vedendo in campo il palcoscenico delle ragazze di questi nostri amici, perché per vedere così belle stasera me le dovrà vedere in completino quando giocano, quando corrono e quando combattono per la nostra città. Quindi questo è un progetto vincente, Napoli vuole vincere, ma per vincere bisogna che i napoletani ci seguano, quindi veniteci a seguire e ora passo la parola al nostro buon amico Stefano. Vogliamo passare la parola a Stefano? Allora, un attimo, perché dobbiamo ascoltare anche Gaetano Gaudiero, perché ci racconta sul web le vicende di queste ragazze e lo fa naturalmente con grande passione, con grande grinta. Nel frattempo, scusate, io qui Stefano Smocco devo presentare, da tre ore non ci riesco. Facciamo un applauso per favore Stefano Smocco. Mi fa troppo sentire questa cosa, perché con l'autogestione di Italo non si è capito più nulla, non sono riuscita a presentarti. Tra poco ti do anche la parola, prima però mi segnalano un breve commento della Web TV che racconta le gesta di questa ragazza. Sì, io sono molto felice di questo, perché io vedo che è nata due mesi fa, quindi siamo proprio allo start-up di questo progetto, la Web TV Social. Io sono molto contento di sposare questo progetto, innanzitutto perché appunto per il patrono, che ovviamente è la sex macchina di tutto quello che stiamo vivendo questa sera, poi perché io quest'anno ho vinto a Milano diversi tratti con uno spot contro il femminicidio, quindi proprio veramente sono molto sensibile all'argomento. E per me come Web TV, che tra l'altro si appoggia a un portale di Sky, è molto bello seguire le gesta di queste ragazze che tra l'altro stanno andando fortissimo, che sono fortissime, e insieme al mio socio Gary Disco, che sono prima di Mario, che qui lì come operatore di immagini si confronta con il diritto della televisione, siamo molto vicini a queste ragazze, sono felici e staremo al loro fianco. all'interno dello spogliatoio.
ne fanno una giocatrice che chiunque, soprattutto qualunque tecnico, vorrebbe allenare. Decisa e corretta in campo, rappresenta al meglio tutta la squadra famiglia della stagione 2018-2019 del Napoli femminile. Carpisa, andiamo mai! Allora signori, adesso però voglio sentire l'urlo delle ragazze. Ragazze, come vi preparate prima delle partite? Lo facciamo tutti insieme? Lo facciamo vedere anche a questa platea? Vai ragazze! È un'attrice napoletana bravissima che tra l'altro sta facendo benissimo in tanti prodotti di successo della Rai. Facciamo un bel applauso a Miriam Cadurro. Miriam, benvenuta, splendida come sempre. Questo è un premio giunto alla quarta edizione e ti vede protagonista proprio per la volontà del presidente Cadurro, che ti serve sempre da vicino con molto affetto. Grazie, Presidente, per me. Io devo fare un ringraziamento grandissimo. Io in questo momento sono sul palco da sola, ma in realtà a fianco a me ho tutti i personaggi che ho interpretato in questi anni, perché se sono qui questa sera lo devo a loro. L'ultimo in ordine di tempo, che poi è quello che credo che mi abbia poi avvicinato di più anche a questo premio, è Giorgia Romano. Dei passati di inizio fortuna, perché sono riuscita ad entrare nella storia e nella vita di una donna che è riuscita a rialzare la testa dopo una violenza domestica. E quindi sono veramente onorata e felice, e soprattutto sono felice di aver scelto 15 anni fa di fare l'attrice e di farlo a Napoli, di non muovermi mai dalla mia città. Anche quando Napoli non andava così di moda, dicendo no, io sono una bretana e voglio restare qui. E dopo tanto tempo posso dire che questa scelta mi ha premiato. E grazie davvero per questo premio. Hai fatto bene Miriam, e noi ti ringraziamo per questo. Facciamo avvicinare anche Bruna e Rosa, così possiamo consegnare il premio e fare il nostro voto di rito. Mentre io leggo le motivazioni. Beh, di un personaggio ci hai già parlato tu. È sicuramente un personaggio molto forte. Premiamo Miriam Cadurro per il grande pubblico e per il grande pubblico e familiare come la Giorgia, moglie del poliziotto romano dei bastardi di Pizzo Falcone, nonché per il ruolo di Serena in Un posto al sole. Ma lei vanta già numerose altre interpretazioni di successo a partire dagli esordi nel 2004 con Certi Bambini, che le valse il premio Domenico Rea come attrice esordiente. Poi di seguito l'interpretazione di fiction come Capri, La Squadra, Don Matteo e nel futuro chissà che cos'altro ne aspetta. Miriam Cadurro! Un premio importante come per Miriam, ma che tra l'altro arriva da parte vostra veramente con il cuore. Successo pieno di asperità, per cui veramente non dobbiamo sapere.
penso che Miriam rappresenti quello per insomma, quella cosa che la parla tutti i giorni notte il Consiglio regionale, l'affermazione e la rivincita delle donne vittime di violenza. Miriam con il suo ruolo ha interpretato bene la donna, insomma, che riceve la violenza e ce la può fare. Quindi io insieme a tutti quanti voi questa sera, grazie agli amministratori insomma, della Cartisa Yamamai e agli organizzatori che mi hanno detto, voglio lanciare un messaggio che è quello che le donne vittime di violenza ce la possono fare. Tutti quanti siamo uniti affinché queste donne ritrovino la dignità e il valore della vita insieme ai propri figli. Vi ringrazio e vi lascio una buona serata. Sono parole meravigliose, fate sentire forte il vostro applauso per Miriam Cadurro, Bruno Finola e Rosa Di Caprio. Con un applauso per Anna Paola Manfredonia. Anna Paola, ti ricordavo di lavoro fantastico, veramente bellissima, bellissima, anche tu questa sera. Questa sera i più bei sorrisi della bella Napoli sono frutto della sua arte, odontoiatra con studi di distanza, adotta tecniche all'avanguardia di ortodonzia infantile. Il suo studio è specializzato tra le altre cose nell'estetica del capo. Referente italiana delle faccette americane Luminous, migliora l'estetica del sorriso in una seduta senza rimanere i denti. E poi denti sempre più bianchi, quello di un'ora, grazie a nuove tecniche di sbiancamento. In una sola parola, la bellezza, chiama bellezza. Grazie mille, facciamo un po' di dito. Prego. Grazie, prego. Grazie, prego. Grazie, prego. Grazie, Paola, grazie. Un applauso. Ci andiamo su questo palco, ancora un'eccellenza, ancora la bellezza di Fiorenza d'Antonio! Fiorenza sta arrivando, ah, eccola, che meraviglia, ciao Fiorenza, benvenuta, benvenuta, ti abbiamo anche uno degli organizzatori, Lorenzo Crea, che ti consegnerà il premio questa sera, benvenuta. Concisa perché avevo un pubblico spettacolare che dovevo arrivare e vedere giustamente. Volevo semplicemente dire che mi sento in realtà un po' fuori posto su questo palco tra questi grandi nomi di donne con quattro attributi. E in realtà non è che abbia fatto qualcosa di particolare per meritare questo premio, però non ci vuole essere per questi nomi è speciale. Perché questa città mette mani a fare un digitale in palco, quindi sono strafelice di essere tornato e di essere qui, non è che mi ha preso, però va bene, è qui. In realtà questo è un premio ben augurante, perché la tua è una categoria importante, modella. Beh, è un mestiere che molti sottovalutano, ma in realtà non dovrebbero farlo. E allora leggo la motivazione così che tu ti possa sentire più a tuo agio su questo palco, dove credimi ci stai benissimo insieme alle eccellenze di questa meravigliosa città. È senza dubbio la categoria più fortunata e la storia lo dice. Fiorenza D'Antonio quest'anno ha sfiorato la corona di Miss Italia, ma è solo il primo passo di una carriera che si preannuncia luminosa. Le auguriamo di ripercorrere i passi delle sue colleghe premiate negli anni scorsi, ovvero Raffaella Modugno e Ines Trocchia. Facciamo un bel applauso a Fiorenza D'Antonio con Lorenzo Crea, eccolo qua Lorenzo. L'abbiamo detto, questa è una categoria fortunata per la crescita, per questo mestiere,
così difficile come quello della modella, perché bisogna dirlo che spesso allora adesso dobbiamo discutere sul premio, perché il premio è modella. Lorenzo, che facciamo? Lo cambiamo? No, io devo dire la verità, sono molto felice perché nel talento di Napoli, di Miss Italia da 4 anni, per la prima volta dopo circa 20 anni siamo riusciti tutti insieme, grazie al canale di razza come Fiorenza, a sfiorare una vittoria che Fiorenza avrebbe strameritato. E ricordo che nel voto popolare lei ha stravinto, quindi per quanto ci riguarda la Miss Italia 2018 è sicuramente Fiorenza d'Antonio, alla quale auguro, ma ne sono certo, un futuro assai roseo, perché quello che vuole fare, quello che riuscirà, perché è esattamente come la vedete, non ha mai perso la sua semplicità, la sua naturalezza, che è la sua vera arma in più. Quindi è un premio strapentato che io do davvero con tutto il cuore per quello che hai fatto e per quello che farai. Auguri per tutto da cuore. Sei splendida veramente, sei splendida, grazie Lorenzo. Il nostro premio Carpisa lo consegniamo a Claudia Mandato. Meraviglioso Claudia, meraviglioso. Complimenti. Puoi dedicare a qualcuno questo premio? Grazie alle mie amiche, a tutti i miei collaboratori, a tutti i miei e devo dire anche che la tua categoria è una categoria che dovrebbe interessare molto a chi è qui in sala questa sera, ricerca e pediatria. Andiamo a chiamare sul palco Gregorio Galliano, amministratore delegato di Milade, e Francesco Tripodi. Allora, stavolta non sbaglio, Tripodi. Però no, lo vedi che lo fate apposta allora? Direttore generale, allora, mentre consegniamo il premio, me lo fanno apposta, vedete? Lui è Tripodi. E allora facciamo le altre foto di riso mentre leggo la motivazione. Dirigente medico della struttura Santo Bono Pausilipo nel settore pediatrico da maggio 2014, vanta collaborazione, un curriculum di tutto rispetto, con numerose esperienze internazionali. Endocrinologa esperta di malattie di bambini, in particolare studi e pubblicazioni su temi delicati come cause genetiche e rischi di spina bifida, nonché cause ormonali di steatosi epatica, sempre a livello pediatrico. Quindi un applauso ancora più forte a Claudia Mandato. Radici house, è capace di fondere stili e periodi musicali
con grande abilità. Facciamo un grandissimo applauso a Filippo e Tiago. Ecco, viene qua il nostro letto capito, il nostro presidente. Un applauso al presidente! Bello, potremmo anche brillare, anzi a perché esattamente? Riesce a sopportare tutti i giorni. Buon Natale, grazie! Si conclude qui. È stata una bella serata, avete seguito tutta la premiazione con la conduzione ineccepibile di Yolanda De Rienzo, napoletana che ormai lavora fuori della Campania da tanti anni, tutto made in Campania quindi per quanto riguarda la festa della donna da parte della Carpisa di Lello Carlino, Italo Palmieri e Lorenzo Crea. Questa terza puntata si conclude qui, al prossimo appuntamento sempre su Calcio Napoli 24 TV.